qui prima di salire su un taxi bisogna contrattare il prezzo per non avere sorprese. In questo caso so che vale, la corsa vale 2000 franchi, lui mi aveva chiesto 3000, siamo arrivati a 2000, il prezzo giusto. È chiaro che quando vedono uno straniero vogliono approfittarne, ma poi si arriva a un compromesso. Ma non si arrabbiano, sono sempre gentili, questi tassisti simpatici. Naturalmente qui il tassametro non esiste, comunque mi so regolare con la distanza. Io vedo su Google Map quanti chilometri sono e in base ai chilometri ho un'idea del prezzo della corsa. Poi alla fine una piccola mancia è dovuta. Questo monumento è una delle attrazioni qui a Dakar, ha il primato di essere il monumento più alto del continente africano, ma non ha poi gran riscontro. Su questo monumento ci sono state molte critiche, soprattutto per la spesa. Questo è l'Africa Renaissance Monument, è alto 52 metri, sorge sulla collina di Mamele. La scultura guarda verso il mare Atlantico. Fu il presidente Abdoulaye Wade che propose questo monumento, questo immane monumento, molto criticato per la sua spesa. Costò come 27 milioni di dollari. Appunto, è stato molto criticato per questa immane opera abbastanza inutile. Si iniziò i lavori nel 2008, terminarono nel 2010. Fu inaugurato nel 2010, aprile, in occasione della giornata nazionale del Senegal. 27 milioni per questa immane e inutile opera in un paese che ha ben altri problemi. Questa è la misura dell'ambizione di quel presidente, che ha avuto l'idea di questo monumento. Da qua si può ammirare la metropoli di Dakar. E anche il bucato steso al sole. Laggiù in fondo abbiamo il mare Atlantico.
Bonjour, allô. Bonjour. Ça va, merci.